Buone notizie per la cura dei tumori in campo urologico. Interventi di chirurgia conservativa e mini-invasiva, nuovi farmaci oncologici e rivoluzionarie tecniche radioterapiche offrono oggi ottime possibilità di guarire da alcuni tumori che colpiscono il rene, la vescica e la prostata. L'ultimo anno sono venute fuori molte nuove farmaci, molti nuovi trattamenti su questo tipo di tumori, quindi ci sono diversi farmaci biologici per i tumori del rene, ci sono diversi farmaci sia chemioterapici che biologici che radiometabolici per i tumori della prostata, estremamente promettenti. Tutto questo porta a un miglioramento e della qualità della cura dei pazienti, soprattutto inerente l'incremento di sopravvivenza che con i nuovi farmaci si estende di almeno 6-12 mesi rispetto ai vecchi standard, e sì, ovviamente questo comporta anche un miglioramento di qualità della vita di questi pazienti, perché miglior controllo di malattia, soprattutto in fase metastatica, di fatto vuol dire anche farli vivere meglio oltre che più a lungo. Oggi quando si parla di tumori del rene non si parla più di una nefrectomia, cioè portare via il rene con il tumore, ma sempre più spesso si è imposta allo specialista la necessità di poter confrontarsi solo con l'asportazione del tumore. Le tecniche sono tecniche d'avanguardia, oggi sempre di meno si ricorre a un accesso chirurgico aperto, open, ma si usa la laparoscopia e meglio ancora la robotica. Qui al Policlinico abbiamo un avanzatissimo modo di fare radioterapia della prostata che consente allo standard attuale di dare il massimo del risultato. È una metodica assolutamente non invasiva se fatta con fasci esterni. I pazienti non hanno bisogno né di anestesia né di ricoveri, ma soltanto di un trattamento ambulatoriale. La brachiterapia, che è una metodica con l'inserimento di alcuni aghi radioattivi all'interno della prostata con semi permanenti radioattivi, è una metodica minimamente invasiva, richiede al massimo 2 giorni di ricovero, dopodiché il paziente può tornare a casa con dei disturbi molto minimi e non è pericoloso né per sé né per chi gli sta accanto.